Il battesimo di queste chiacchiere di inchiostro lo facciamo con Paola Menozzi. Paola Menozzi è una nostra concittadina da sempre, quindi non sei di importazione, No, no, sei assolutamente. nostrana, come si Sì. dice. Con l'ultima creatura, trovate un po' tutti gli appunti perché mi sono goduta la lettura, goduta perché è una lettura comunque impegnativa, perché usi registri diversi, è veramente quasi una lettura sportiva, no? Ci sono ritmi diversi, velocità. Esatto. E questo titolo, Attacco in Controtempo, tu da subito lo definisci come termine legato all'attività sportiva, ma lo fai proprio invece anche di una tua dinamica esistenziale, no? Esatto, Se esatto. vuoi. Sì, allora questa raccolta l'ho chiamata Attacchi in Controtempo perché giocando a tennis l'attacco in controtempo è un'azione che io non so fare, premetto, ma è molto entusiasmante perché significa attaccare, quindi vuol dire andare sotto la rete, rubando il tempo all'avversario senza che lui se ne accorga. E quindi è un'azione strepitosa per chi lo sa fare. Applicata alla vita vuol dire prendere in contropiede la vita, che è un concetto che a me è sempre piaciuto. In letteratura, utilizzare le parole in controtempo vuol dire prendere sempre in contropiede l'altro, il prossimo, ma non vuol dire imbrogliarlo, prendersi gioco di lui. È un discorso più complesso per come l'ho interpretato io. Le parole per me sono come una pallina da tennis, quindi una specie di arma anche. Che possono fare punto e possono anche comunque non fare punto. E comunque vanno sempre al di là della rete, quindi al di là della vita e raggiungono bene o male sempre un risultato. Quindi il discorso dell'attacco in controtempo era finalizzato a questo, quindi a livello proprio di vita esistenziale, come hai detto tu, a livello tennistico che io non so fare, che però mi piace molto, lo imparerò prima o poi, e a livello di letteratura che mi piacciono le parole che appunto sono in controtempo, le parole che spiazzano, ecco. Questo è il concetto che volevo raggiungere. Proprio nell'incipit tu ricordi gli elementi che più, le attività che più ti fanno sentire libera e che più ti fanno sentire viva. Quando leggi, quando scrivi, quando giochi a tennis e quando pedali veloce in bicicletta. E arrivi addirittura a definire il gioco del tennis come un cromosoma del tuo DNA, quindi qualcosa di connaturato a te. Quanto può essere similare la dinamica del gioco del tennis rispetto a una dinamica esistenziale di vita? Le tue strategie sportive hanno una risposta, una rispondenza nella realtà quotidiana o sono due mondi separati che ogni tanto dialogano, però non sono affini? Allora, io sono sempre stata una persona piuttosto solitaria e individualista, fin da quando ero ragazzina. Il gioco del tennis, che è lo sport più individuale per eccellenza, perché comunque in questo campo ci sei tu da solo. E, il tennis mi ha insegnato a vivere e la vita mi ha insegnato cos'è il tennis. Sembra una cavolata quello che ho detto, però per quanto mi riguarda non è stato così. A me il tennis è servito. Per crearmi un carattere, per crearmi una personalità, per pensare in modo veloce, perché quando tu giochi non puoi pensare a più soluzioni, ma la pallina arriva veloce, quindi tu devi pensare all'unica soluzione possibile in modo molto molto veloce. E il tennis è un po' come la vita, ma anche i termini stessi che utilizzi nel giocare, il rispetto che devi avere nei confronti dell'avversario. Se tu palleggi nel riscaldamento e che solitamente si gioca comunque centrale per appunto scaldarci entrambi, la pallina la lanci laterale, involontariamente chiedi scusa. Non sono tutti gli sport in cui utilizzi dei termini così, diciamo così, vitali e di rispetto. È una disciplina più che uno sport, se uno lo vuole fare nel vero senso cioè nel vero senso della parola, voglio dire. E come il tennis è nato, è uno sport di nobili, comunque nobili d'animo, perché anche i più grandi scrittori comunque giocavano a È tennis. vero. E quindi
Quindi il campo da tennis per me è un po' un campo, è un po' la vita, perché tu te la prendi con te stesso, se non giochi bene te la prendi con te stesso, con l'avversario, con la pallina che rimbalza male, con il campo che ha le righe messe in un modo tale che la pallina vada da un'altra parte, con la terra, se giochi sulla terra che ha un buco quindi la pallina rimbalza male. È un po' vivere la vita, giocare a tennis. Io l'ho sempre interpretato così e tuttora, infatti, quando non gioco, se non posso giocare, mi manca, è un po' come mi manca l'ossigeno. Tuttora, a 50 anni, è ancora così. Non è, a 15 anni era così, a 50 anni è ancora così. Nello sport hai raggiunto dei risultati alti, perché sei una campionessa e ha vinto dei titoli molto importanti, quindi hai avuto un riconoscimento sostanziale, no? I traguardi li hai raggiunti. Sì. E visto che di fatto il gioco del tennis è un po' la metafora del gioco della vita, da quello che sì. Mi hai detto, sì. E ritengo che comunque tu sia ancora molto giovane per fare una valutazione della tua esistenza, vero è che sei a metà del tuo cammino, no? E allora ti chiedo, ti ritieni campionessa della vita? Pensi di avere vinto più volte o di essere invece più perdente nel tuo percorso esistenziale? Mentre nello sport riusciamo, perché ci sono dei parametri che ci riconoscono la vittoria, nella vita è più difficile, no? E quindi l'analisi è più personale, più intima, perché tu in un certo punto del libro e parli di essere uscita dal buio. Mm-hmm. E questa cosa, insomma, risponde a un'introspezione, un'analisi di se stessi molto profonda. La mia esistenza, appunto, fino a 50 anni è stata scandita da varie tappe vitali. Sono stata appunto al buio per tanti anni. Anche se devo dire che era un buio non sofferto, non sono mai stata male perché mi percepivo il buio, ma percepirmi il buio significa che sono sempre stata, se parliamo dell'adolescenza, una ragazzina con interessi diversi rispetto alle ragazzine della propria età, quindi in quel periodo essere tra virgolette diversa mi faceva sentire in disparte, quindi era un minus nella vita rispetto adesso invece che queste caratteristiche sono diventate un vantaggio personale, un privilegio, ma ovviamente da ragazzina non hai un pensiero così critico elaborato da arrivare a questa conclusione. E quindi e non mi sono mai percepita una perdente, mi sono sempre percepita una diversa, ma nel vero senso della parola. E questa diversità che dopo è diventata la mia caratteristica, oppure, adesso non voglio essere l'alternativa dell'alternativa, che assolutamente non è vero, diversa nel senso ho seguito un percorso trasversale rispetto alla mia generazione, rispetto alle persone che comunque mi vivevano accanto. Quindi, per farti un esempio, io ho sempre avuto anche la passione, oltre che della letteratura, dello sport, della musica rock. A 12 anni io ricordo che ero andata a comprare un 33 giri dei Jethro Tull, che era un gruppo degli anni 70, che non era proprio un gruppo seguito da una dodicenne. All'epoca si ascoltavano, che poi li ascoltavo anch'io, i Duran Duran, questi gruppi che ascoltavo anch'io, però preferivo un'altra tipologia di musica che ovviamente vivevo da sola, non la potevo condividere se non con pochissime persone, con un pubblico di nicchia. E quindi questo mi faceva sentire diversa. Ma è perdente mai, anzi io ho sempre avuto una mentalità molto molto vincente. Io sempre, sei molto competitiva. Moltissimo, da sempre. Soprattutto con te stessa, immagino, con me stessa, più che con gli altri. Esatto, molto 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 competitiva, sì. E poi io ho sempre avuto degli obiettivi molto alti. Ho sempre guardato in vari ambiti, i migliori in quell'ambito, ho sempre cercato di emularli, comunque di imparare qualcosa da loro. No, perdente è un termine che non fa parte del mio vocabolario, assolutamente. Ottimo. Mi ci ritrovo un po' in ciò che dici, anche mi sono sentita diversa. Però la diversità è una peculiarità preziosa. Eh certo. E solo. So che te ne accorgi da grande. Esatto. Certo. Invece mi ha incuriosito molto il tuo rapporto con i social. Perché in questo libro, in vari punti, no? Sia con il dialogo
l'intervista, esatto, il dialogo con Oscar Wilde, ma anche prima, i social ci sono. E dai un giudizio estremamente lucido, ma di condanna quasi dei social, anche se tu hai un profilo social, gestisci una pagina che io seguo molto interessante, della piccola farmacia letteraria. Esatto. E quindi mi interessava approfondire questo aspetto perché, ad esempio, la disanima che fai è interessante. Il postare se stessi, non solo, è segnaposto senza nome di un pubblico stolto. Schiavi di 15 minuti di like, viviamo affacciati allo specchio, scovando solo sciatte parvenze di noi. Spietata, però è vera. Io utilizzo i social perché allora, vivo questo secolo, quindi vivo quello che c'è in questo secolo e vivo l'aspetto positivo e anche negativo di tutto. Ma diciamo, è una visione cinica del social, che non vuol dire però negativa. E ho dato un giudizio obiettivo di quello che per me è il social. Il social per me, ma non soltanto per me, obiettivamente, è il palcoscenico degli stolti, degli ignoranti, perché se un tempo una persona stupida al bar gli davi un cazzotto, lo zittivi, lì tutti possono dirla loro senza nessuno, anzi, appunto. Poi, a volte c'è anche il nickname che toglie l'assoluta identità. Esatto, l'assoluta identità. Personalizza, esatto. E tutti quindi sono quindi c'è il culto della maschera. Esatto. Il culto della maschera, del social, dove tutti possono dirla loro, e dove più sei idiota, più vieni osannato. Il social è mi viene da pensare a quei camerini, negli camerini di un negozio. La gente va nel negozio, si cambia e nel social ti cambi il viso, ti metti la maschera, poi torni fuori e dici, puoi dire anche delle cose assolutamente importanti, se ben chiaro. Adesso stiamo evidenziando un aspetto negativo, che poi non è negativo. Purtroppo è così perché quando una cosa diventa virale, appunto non la fermi più e appunto non puoi appunto zittire quella persona che ha detto la cazzata, detto esatto. Come va detto. Ma il social può essere utilizzato in un modo assolutamente positivo, trasmettendo Infatti, un sapere. Infatti tu cerchi di fare cultura. Sì, a me piace aver creato un angolino. Esatto, esatto. E questo, quindi diamo l'immagine di parvenze di noi, perché io visualizzo molto, quello che vedo dietro il social è questo, vedo una persona medio-bassa, poi un discorso forse anche presuntuoso quello che sto facendo, e che sta lì, non può dirla su in altri ambiti, qui invece può dire tutto quello che gli pare, anche delle cose inesatte, magari fossero tutte esatte, e sta lì e ha comunque un pubblico, perché c'è un pubblico che comunque lo legge e l'ascolta. È un po' il culto dell'ignoranza, ma proprio nel vero senso della parola, delle persone che ignorano, che non sanno, il mondo va avanti così, più non sai più diventi qualcuno, il social fa diventare qualcuno che nessuno. Alla autorizza. Fine. Autorizza, sì, esatto. Il nulla. Il nulla. 10 minuti di celebrità, esatto. Di Andy Warhol, no? Esatto. Cosa non facciamo? Esatto, 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 proprio così. Poi c'è un altro punto, secondo me, molto spinoso, che mi piacerebbe approfondire. La mia, se preferisci, è una religione senza fede. Quando ci penso alla religione, mi sento come se volessi trovare un ordine per coloro che non possono credere. La si potrebbe chiamare la confraternita dei senza fede, in cui su un altare senza ceri accesi, un prete nel cui cuore non dimora la pace, potrebbe celebrare con un'ostia non consacrata e un calice vuoto. Il vero deve diventare religione e l'agnosticismo dovrebbe avere i suoi rituali, non meno della fede. Dove ti collochi dunque? Questa è la visione. Allora, io nel dialogo con di Oscar Wilde ho cercato di, avendo letto tutto di Oscar Wilde. Infatti immagino che Oscar Wilde non sia tanto un interlocutore, o non sia solo un interlocutore prestigioso, che naturalmente nobilita questo tuo dialogo, ma sia soprattutto un autore che tu profondamente ami e conosci. Certo, certo, ma io ho scelto lui non a caso, perché Oscar Wilde lo ritengo, in quest'epoca, il personaggio
che più di ogni altro potrebbe essere protagonista di questo secolo. Proprio lui, con i suoi aforismi, molto contemporaneo, con i suoi aforismi, con la sua condotta di vita, con i suoi concetti paradossali, lui sarebbe stato un grandissimo fruitore di social, non ho dubbi su questa cosa qua, proprio non, è per quello che ho scelto lui, perché era quello su cui si poteva più imbastire un'intervista di fantasia con lui, con un altro scrittore aver fatto fatica, ma lui, con lui, unendo gli aforismi, i concetti, le parole dette, le frasi sprezzanti, un'intervista ci veniva fuori benissimo. E il fatto che in lui tutto è il contrario di tutto, io lì ho presupposto una religione, la religione dei senza fede, nel senso che la religione non dovrebbe essere solo per coloro che hanno una fede, esiste anche una religione per coloro che non hanno una fede, cioè la religione è religione per coloro che hanno una fede ma anche per coloro che non l'hanno, perché no? Perché deve essere cioè, questo pensiero direzionale che tu, perché hai una fede, che bisogna poi stabilire che cos'è questa fede, hai diritto di appunto prendere l'ostia consacrata. Dovrebbe esistere anche un altare per coloro che non hanno una fede, che si prendono un'ostia sconsacrata. Cioè tutto è il contrario di tutto. E ho detto questa frase perché per un personaggio del genere non ci poteva stare un discorso, diciamo così, rotondo, dove il cerchio si chiude, dove la religione è quella, perché poi se uno legge il De Profundis attentamente, appunto, ci sono dei concetti molto forti per quanto riguarda la fede e la religione, anzi lui, che è sempre stato, diciamo così, contro, diventa più votato alla preghiera proprio dietro le sbarre, in quanto ha più tempo per meditare su se stesso. Se prima ha vissuto in un modo più artificioso, in prigione, invece questo artificio è un po' caduto e la sua intimità più vera è uscita in quel momento, in un momento di sofferenza per lui. Abbiamo quasi esaurito i nostri minuti, mm-hmm. E mi piacerebbe sapere se qualcuno ha collaborato all'edizione di questo libro, qualcuno che conosciamo magari, e secondariamente se tu dovessi consigliare ai nostri lettori non solo il tuo libro, quello lo consiglio. Beh, io, okay. Perché non è garbato, no, esatto. Consiglio io, ma se tu dovessi consigliare un libro, quello che più è rimasto in te, più ti ha stimolato, ti ha impressionato, ti ha fatto crescere, se hai un titolo da darci. Quindi vorrei che ci lasciassi con questi due pensieri, un titolo e naturalmente, insomma, se... Allora, rispondo alla prima domanda. Allora, per unire le cose che ho scritto mi ha aiutato Franco Catellani. Franco Catellani ha ideato la copertina, che a me è piaciuta molto, le palline da tennis con le lettere, la rete in mezzo e anche la scritta in questo modo, un po' di sbieco. Quella è proprio un'idea sua, me l'ha proposta e mi è piaciuta molto, è stato molto bravo. E anche l'idea proprio dei caratteri, comunque delle lettere, come è stata la stampa all'interno, esatto, sì, è opera sua, quella di Franco. Ottimo. Per quanto riguarda il libro, quello che mi viene in mente adesso, ma perché sarebbe utile a tutti in questo momento, è il Candido di Voltaire. Però? Questo, è il primo che mi viene in mente, che a mio avviso... Quindi ritorno alla razionalità. Sì. Sì, sarebbe da rendere obbligatorio per legge quel libro lì per me, poi ce ne sarebbero tanti altri. Però quello lì, il Candido di Voltaire. Bene, Paola, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. E delle parole che ci hai donato. Uh-huh. E chissà che ci torni a trovare con un nuovo libro, certo, fra qualche mese, chissà. Chissà. Ce l'auguriamo. Esatto. Grazie mille. Grazie a voi. Thank you.